La povertà è in crescita, lo dicono i numeri forniti dalla Caritas diocesana di Vibo Valentia. Oltre 400 le famiglie vibonesi che quotidianamente bussano alla porta del centro d'ascolto di Piazza Santa Maria. C'è chi ha perso il lavoro e non sa come mandare avanti la propria famiglia, chi non riesce a pagare le spese mediche, chi non ce la fa a pagare le bollette della luce o del gas. Disperati come Francesco Vinci, testimone di giustizia, ex imprenditore di Vibo Marina, oggi sul lastrico. Lo incontriamo alla Caritas. L'elemosina per sopravvivere, medicine, generi alimentari, però è una situazione che non si può sostenere. Disperati come Francesco Vinci, ammette Don Bruno Cannatelli, responsabile del centro diocesano, ce ne sono tanti. A ognuno di loro la Chiesa tenta di dare una mano d'aiuto. Quasi tutti, il 90% dei casi, sono richieste di sussidi, di aiuto momentaneo, perché aiuti consistenti noi come Caritas interparrocchiale non la possiamo dare. Chi sono i nuovi poveri? E sono questi disoccupati, sono tanti giovani, specialmente qui nel sud Italia, nella Calabria in particolare. Una solidarietà possibile grazie alle donazioni dei fedeli, ma non sempre si riesce a rispondere a tutte le richieste d'aiuto. Ecco perché è importante devolvere il 5 per 1000 alla Caritas. Quando sarà la prossima dichiarazione dei redditi, di segnalare il numero del codice fiscale della Caritas diocesana, in modo tale che poi a suo tempo la Caritas passa a noi queste offerte date.